La Roma. No, la Roma no. ¿No te interesa? No. Bien, a mí tampoco. La Juventus. O sea, a propósito, ¿no? ¿Por qué? Esta no es de nadie. No, la Juve creo que es el club más grande de Italia, ¿no? Coincido. No tuve la posibilidad de jugar ni nada. Es uno de los clubes que ahora sí estaba interesado en llevarme, pero nada, las cosas están ahí. Estoy disfrutando, digamos, en el sentido de que quiero disfrutar la vacación, la familia y... Sí. Sono ancora piuttosto scioccato e infastidito dalla questione inerente a Matthijs de Ligt, della quale abbiamo parlato ieri in tarda serata. Infatti vi ringrazio perché il video comunque è andato molto bene, segno che eravate svegli per i fatti vostri venerdì sera, quindi stavate uscendo o magari dovevate andare a lavorare questa mattina e quindi come buonanotte avete visto il mio video, oppure proprio come buongiorno. Vi ringrazio perché fa sempre piacere vedere che anche se non si segue uno schema preciso di pubblicazione, ma ovviamente in chiave calciomercato questo diventa impossibile perché le notizie pam 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 escono, vengono buttate in pasto ai media in qualsiasi secondo, in qualsiasi minuto, in qualsiasi attimo, quindi non posso dirvi ci vediamo alle 2 tutti i giorni, quando poi magari la notizia esce alle 6 e portarvi un video tanto per fare. Di solito quando decido di caricare un video è perché appunto è venuto fuori qualcosa. E ieri sera era quella voce inerente ad Elite. Tra l'altro qua voglio raccontare anche una chicca, no? Perché un ragazzo mi ha risposto proprio al video ieri sera dicendo: mi fa ridere come in Italia ci sia ancora questa percezione del Chelsea come squadra, come team, come club ricco, come una volta quando c'era Abramovic, un ragazzo che vive in Inghilterra, dicendo che il nuovo proprietario del Chelsea non è assolutamente ricco come Abramovic, ma vabbè, Abramovic era uno degli uomini più ricchi che lavoravano nel calcio, cui aveva in proprietà un club, bensì un proprietario molto più povero e forse anche meno competente rispetto alla precedente dirigenza del Chelsea, proprietà del Chelsea, e che quindi questo tentativo di accaparrarsi De Ligt per una cifra relativamente bassa, perché non perdiamoci in giro, 40-45 milioni di euro, è una cifra bassa, soprattutto per quanto riguarda la Premier, dove i diritti televisivi sono più alti, dove gli sponsor sono più alti, dove gira tantissimo denaro, circola tantissimo denaro. Non dimentichiamoci mai che il Chelsea è la penultima squadra che ha vinto la Champions, tra le altre cose. E quindi, se vuole andare, come è logico che sia, visto che ha perso due centrali su tre, tra i titolari, sul mercato per prendere uno dei prospetti, che ragazzi ad oggi probabilmente è il difensore centrale del futuro, quello più pronto a diventare il miglior difensore nei prossimi anni, Matthijs de Ligt, se lo vogliono davvero, se il ragazzo davvero non ha deciso di non andare avanti con la Juventus e quindi non rinnovare il contratto, che si venda, d'accordo, e lo dico con la morte nel cuore, lo sapete, io sono uno che de Ligt non lo venderebbe mai, ma se non vuole andare avanti è inutile farlo rimanere qua. È inutile prenderlo in giro, in primis, dicendogli aspetta un altro anno e vedrai, perché poi il rischio è di perderlo tra un anno ancora meno soldi, perché magari si è fatto un altro anno e dato che non rinnova un solo anno alla scadenza del contratto e siamo fregati. Quindi se davvero De Ligt ha scelto, e mi farebbe male proprio dentro l'animo, perché De Ligt è uno di quelli a cui mi sono aggrappato con forza negli ultimi anni, se lui ha scelto così, di non andare ancora avanti con la Juventus o di non sentirsi più a suo agio la Juve, di non sentire più il progetto suo, io ribadisco, faccio fatica a biasimarlo perché era arrivato in tutt'altro contesto, beh, allora che il Chelsea venga a portarci un'offerta adeguata. Mi dispiace anche che qualcuno continui a dire che è la Juve che vuole mettere sul mercato di Ligt. No ragazzi, l'intenzione della Juve è quello di rinnovarlo, la Juve vuole rinnovarlo, il problema è che De Ligt a quanto pare questo rinnovo a queste condizioni non lo vuol fare, magari abbassandosi l'ingaggio, lui chiede di abbassare la clausola, ma anche questo, anche il rinnovo con clausola abbassata, per forza di cose, tradotto lato Juve, è l'apertura a una cessione. Ma ragazzi, ma quante volte l'abbiamo detto che la Juve oggi non è un club di arrivo ma è un club di passaggio per questi giocatori qua? E la Juve comunque è il top club in Italia per quella che è la percezione da fuori, nonostante tutto. È il primo club in Italia, il migliore club in Italia per questo punto di vista, quello più ricco anche se vogliamo, perché qualcuno continua a dirmi sì ma non hai idea di quanti soldi abbia Exor, sì ma non lo metto in dubbio, ma poi non sono dell'idea che Exor voglia continuare a gettare soldi nella Juventus così per fare un favore, perché non funziona così. Già negli ultimi anni con gli aumenti di capitale ragazzi siamo andati oltre, cose che non c'entrano nulla con il calcio, la gestione manageriale di una società di calcio, sono state fatte per necessità, per il Covid, per operazioni sbagliate,
per crisi, per chiusura stadi, per tutto quello che vogliamo. Tutto quello che vogliamo. Potete dirne una e dentro quella, se voi dite la vostra, secondo me è per questo. C'è. Se sono stati fatti 2 metri capitali, anche quella c'è dentro il pentolone. Ma questo non significa che Exor debba fare il filantropo, che Elkan debba fare il filantropo con Exor e gettare soldi nella Juve per dimostrare che ce li ha. Ma non funziona così. Ragazzi, non funziona così. E la Juve comunque rimane la squadra più ricca e importante d'Italia da questo punto di vista. Ma la Serie A rimane un campionato di passaggio e la Juve rimane un campionato, una squadra di passaggio. Non è più come qualche anno fa. Non l'è più. Ma anche qualche anno fa, in realtà, se ci pensate bene, prima di Ronaldo, la Juventus aveva un monte ingaggi che rimaneva, forse prima di Wayne, lì. Il grande cambiamento è stato poi dall'acquisto di Wayne in poi, quando la Juventus ha venduto Pogba, ha guadagnato 100 milioni di euro veri, ha iniziato ad alzare gli stipendi, quando abbiamo iniziato a dare 7-8 milioni di euro un po' a Dybala, un po' a Wayne, un po' a Alessandro. Prima non era così. E lo ricorderete bene. Prima si stava sui 4-5 milioni di euro, poi la Juve ha alzato il livello, la Juve ha iniziato a buttare più soldi all'interno della macchina e ci siamo trasformati in una squadra che poteva iniziare, non dico a competere con i top team europei, perché probabilmente non lo siamo mai stati, se non nel momento in cui decidiamo di fare quell'investimento Ronaldo. Poi, ragazzi, il Covid purtroppo è stata una sfortuna grande. Ma in precedenza non siamo mai stati quella squadra che andava a proporre dei contratti altissimi, più alti del solito. No, non lo siamo mai stati. Siamo sempre stati una squadra che cedeva e acquistava. Quindi, secondo me, siamo stati sempre più una squadra di passaggio piuttosto che una squadra d'arrivo. A patto, tranne quando invece era arrivato Cristiano Ronaldo e lo status si era alzato. È del momento in cui acquistiamo De Ligt, del momento in cui De Ligt capisce che la Juventus poteva essere l'opzione migliore per il suo immediato futuro. E oggi magari non la vede così. Purtroppo, aggiungo io. Ma ribadite, è quello che dicevo ieri sera: un conto è un tifoso, un conto è un calciatore. Soprattutto così giovane e con un futuro così luminoso. E dicevo che la Juve rimane la squadra più importante d'Italia, e non ve lo dico io, lo ha detto anche Di Maria in un'intervista argentina. Vi lascio anche una breve clip in cui vediamo l'intervista in cui snobba la maglia della Roma, addirittura snobba la maglia del Chelsea, e dice: lo so che la Juventus è interessata a me, so che mi ha fatto una proposta, so che mi ha fatto un'offerta, però in questo momento io voglio godermi le vacanze, voglio stare con la mia famiglia. Voglio rimanere qui in totale relax e poi aggiornare la Juventus quando ne avrò voglia. Questo è un po' il riassunto che vi faccio di quella che è la chiacchiera. E tra l'altro anche Romeo oggi riporta la stessa cosa, cioè che oggi Di Maria non è intenzionato a dare una risposta alla Juve. Non ne ha la volontà. E diciamo che inizia a cadere anche forse la mia tesi del Di Maria ha già risposto. E viene sempre più avvalorata invece la tesi del Di Maria. In questo momento magari sta aspettando il Barcellona e se arriva la possibilità di firmare col Barcellona dà la priorità lì e la Juve viene secondo, al secondo posto. E non è una cosa che mi piace. Come non è una cosa che mi piace vedere la Juventus che perde tutto questo tempo dietro una trattativa del genere perché il giocatore non vuole rispondere. E lo sapete bene che poi le alternative per quanto mi riguarda non sono alla stessa altezza di Di Maria. Ma la Juventus è venuta fin troppo incontro al giocatore. Un anno di contratto. 7 milioni di euro l'anno. L'anno prossimo, se vuoi tornare in Argentina, fallo pure. C'è il mondiale da preparare. Aspettiamo la tua risposta. Sì, ma adesso basta, ragazzi. E ve lo dico dal primo della lista che vorrebbe vedere Di Maria alla Juventus. Adesso basta. Se è vero come è vero, e io la certezza non ce l'ho, ma inizia a sembrare palese ed evidente un po' a tutti. Se è vero come è vero che Di Maria non ha interesse in questo momento a dare una risposta alla Juventus, allora che la Juventus dia davvero una risposta a Di Maria. Per l'ennesima volta abbiamo sentito che la Juventus attenderà fino a domenica, ma questo ormai, ragazzi, è una non notizia e anche abbastanza noioso da ascoltare. È abbastanza noioso perché tutte le volte, settimana dopo settimana, abbiamo delle date fittizie che poi non si concretizzano mai. E allora c'è bisogno di iniziare ad andare anche oltre, iniziare a ragionare su altri profili, come magari può essere davvero Zaniolo, che è impossibile da paragonare a Di Maria. Ovviamente, perché uno ha fatto cose incredibili, l'altro ancora no, e probabilmente Zaniolo non farà mai le cose che farà Di Maria. Però è un profilo interessante che va sulla stessa falsariga di quello che è stato il ragionamento per De Ligt. Si prende, si fa un investimento, si valorizza e poi, se a un certo punto arriverà
una squadra interessata a Zaniolo, che tra l'altro si sono già mossi dalla Premier. Lo stesso Antonio Conte e Fabio Paratici per il Tottenham sono stati dei contatti. Sappiamo che ora la Juve vorrebbe inserire delle contropartite. Ci sono fatti i nomi di McKennie Arthur per possibili contropartite per Zaniolo. E ve lo dico da uno che è Zaniolo. Sono sempre stato un po' restio. Però se i nomi sono quelli di Maria, Berardi, Zaniolo e De Maria continua a fare così, allora delle due io vado a prendere Zaniolo. Poi ovvio dipende sempre quanto ce lo fanno pagare, se sono disposti a mettere dentro una contropartita. Non è che vi sto dicendo buttiamoci a capofitto su Zaniolo. Assolutamente no, non è questo. E poi però penso che per quanto mi riguarda non rinnovare Dybala per prendere Zaniolo, forse qualcosina hai perso. È vero che ti si apre un'altra strada relativa al 4-3-3, che forse mi si chiude ragionando sul nome di Timo Werner, perché Timo Werner dove lo fichi? È vero che Timo Werner ha già giocato anche sull'esterno e può giocare esterno sinistro e magari può fare quello che faceva Morata, che faceva Mandzukic, che faceva Ronaldo con Allegri, quindi il finto esterno che poi si blocca di fianco a Vlahovic nel 4-4-2 in fase di non possesso, facendo scendere il giocatore che gioca a destra. Sì, può essere un buon profilo, come avevamo illustrato nel video per Gabriel Jesus. Sì, può esserlo. Però se devo scegliere tra Gabriel Jesus e Timo Werner, non scelgo il tedesco. Tra l'altro Gabriel Jesus che è molto vicino all'Arsenal per 55 milioni di euro. Insomma, sto vedendo il mercato che inizia ad andare qua e là. Newcastle, per dire, ha ufficializzato Botman, fregato al Milan. Diciamo che qualcosa si muove, e ovviamente si muove in Inghilterra, dove c'è un grande flusso di denaro, e si sta muovendo anche fronte PSG, dove stanno iniziando a fare alcuni sondaggi, perché in tanti giocatori in uscita stanno cercando di capire dove possono essere piazzati. E noi forse la trattativa più vicina alla conclusione che abbiamo in questo momento, vabbè, a parte Pogba che dovrebbe essere conclusa, la cessione di Mandragora alla Fiorentina e questi discorsi che stanno andando avanti tra Juventus e Genoa per Cambiaso. Ma queste secondo me sono trattative secondarie. A maggior ragione se la Juventus dovrà andare davvero a cedere De Ligt. A maggior ragione se la Juventus dovrà davvero cambiare obiettivo, perché Di Maria in questo momento non ha intenzione di rispondere. E quando lo farà? Quando avrà intenzione di rispondere Di Maria? Tra una settimana, ragazzi, inizia il calciomercato e il ritiro. È il 25 di giugno. È i primi di luglio, inizia tutto. E quando abbiamo intenzione? Quando? E stiamo perdendo tempo prezioso, perché poi magari, che ne so, adesso la butto lì, Zaniolo va al Milan e la Roma ripiega su Berardi. E quindi se erano tre giocatori su cui avevi puntato gli occhi, Di Maria non risponde, o magari dice vado al Barcellona, Zaniolo lo prende un'altra squadra e Berardi lo prende la Roma per sostituire Zaniolo. Adesso sto buttando lì cose. Però io non voglio tutti gli anni farmi trovare impreparato. Come se davvero dobbiamo cedere De Ligt, se davvero si è arrivati al punto di rottura tra De Ligt e la Juventus, cosa che mi auguro di no, ma le notizie non sono proprio fantastiche in questo momento. Vendetelo ora, vendetelo adesso, non fate l'errore di portarlo avanti come Ronaldo e poi magari 10 giorni dalla fine rivendiamo De Ligt e ci ributtiamo a caso su un profilo che passa perché diventa l'occasione. No, ragazzi, e rimaniamo dell'idea che ci sono i livelli. Cioè, è Allegri la natura di Juventus. Quante volte è andato dietro con questa storia che nel calcio ci sono i livelli? Dovremmo saperlo, dovremmo esserne consapevoli. Però, anche se ci sono i livelli, non possiamo perdere un mese e mezzo dietro un parametro zero che vuole un solo anno di contratto con la Juventus e che non è nemmeno convinto di venire alla Juventus a questo punto. Perché la Juve è andata all in a dire Di Maria, le tue condizioni, ti accontento. E questo continua a dire di no. E questo continua a dire che è in vacanza. Io capisco che sia in vacanza, meritatissima, guarda, te lo dico col cuore in mano. Dall'altra parte, dietro però, ci sono delle società che devono preparare delle strategie di mercato. E non possiamo aspettare i tuoi porci comodi finché ti pare. Perché questa storia è stata già tirata troppo per le lunghe. E invece quella di De Ligt mi auguro che venga tirata per le corte. Molto corte. Perché poi il rischio veramente di perdere il giocatore e di non avere nemmeno il tempo materiale per lavorare sul sostituto di livello, io non lo voglio vivere quel momento. Anche perché in questo momento qui, ragazzi, diciamoci la verità, alla Juve servirebbe già un centrale in più perché è andato via Chiellini. E ripeto, non ditemi Gatti. Gatti dovrà prendere il posto di Rugani, essere quel giocatore che termina la rosa. Io non voglio rischiare di scommettere su un giocatore che non ha mai giocato in Serie A perdendo De Ligt e Chiellini. Ma no, ma stiamo scherzando, ma non possiamo neanche dirla per scherzo una roba del genere. Non possiamo dare questa responsabilità enorme a Gatti. Poi se Gatti va male cosa facciamo?
diciamo, ah cavolo, pensavo potesse andare bene e perdiamo un altro anno e facciamo un altro anno così, ragazzi, no, cioè, idee chiare, cioè, ci vogliono idee chiare. Vendi d'Elite? Bene, vendilo adesso. E lo dico nel mio totale disinteresse, perché lo sapete bene, io vi ho dato la fascia e ho detto lo terrei lì. Ma se c'è davvero l'intenzione da parte sua di andare via, è allora che si trovi una squadra entro il 10 di luglio. Non lo so, ho avuto una data a caso. Perché poi dopo non c'è più tempo, Fra un po' inizia il campionato. Buttata lì. Hanno già fatto il calendario, 14 d'agosto. Non manca mica tanto, 45 giorni volano. E bene o male sono i giorni da cui stiamo aspettando risposta da Di Maria. E ancora non si fa vedere.